Oggi vi mostro come preparo la pastiera napoletana, il dolce tipico di Pasqua. Una base elastica e friabile accoglie un ripieno ricco, profumatissimo di ricotta e grano. Iniziamo dalla pasta frolla. La ricetta che propongo è quella classica per pastiera a base di strutto. Quindi versare in una ciotola farina, sale, zucchero e strutto, un pizzichino di lievito per dolci, iniziare a lavorare il composto per renderlo sabbioso. Unire un uovo intero ed un tuorlo. Aggiungere anche la scorza grattugiata di un limone biologico. Continuare a lavorare ancora il composto e successivamente unire il secondo tuorlo. Dopo pochi minuti la frolla sarà pronta, il panetto risulterà bello elastico e compatto, non resta che avvolgerlo nella pellicola e lasciarlo in frigo per riposare almeno un'ora. Nel frattempo iniziamo a lavorare la ricotta con lo zucchero. Per la pastiera si utilizza la ricotta di pecora, che sia bella asciutta, mi raccomando. Lavorare bene ricotta e zucchero fino ad ottenere una bella consistenza liscia, lucida e senza grumi. Volendo è possibile anticipare questo passaggio preparando la ricotta il giorno precedente, lasciandola poi in frigo. Ora dedichiamoci alla cottura del grano, quindi versarlo in padella. Mi raccomando, il grano precotto che troviamo in commercio non va sciacquato. Unire latte, burro e scorza grattugiata di un limone biologico. Lasciare che il composto si addensi lentamente sul fuoco basso, quindi mescolare di tanto in tanto. Quando il composto risulterà denso e cremoso e il latte si sarà assorbito, versarlo in un contenitore e lasciarlo raffreddare. Chi preferisce può anche frullare il grano interamente o parzialmente. Alla mia pastiera aggiungo anche la crema pasticcera, quindi preparo una mezza dose che poi lascio raffreddare. Adesso non ci resta che unire tutti gli ingredienti del ripieno, quindi unire ricotta e grano e mescolare. Aggiungere 4 uova. Le uova dovranno essere di taglia media, unite gradualmente al composto. Lavorare per bene fino ad ottenere un composto bello cremoso. Unire i canditi, 2 cucchiai di crema pasticcera. Aggiungere cannella in polvere e una fialetta di fior d'arancio. Io ho aggiunto anche un pochino di estratto di vaniglia. A questo punto il ripieno della pastiera è pronto. Ammorbidire la pasta frolla con le mani, stenderla dando uno spessore di 4-5 mm. Una parte dell'impasto servirà per formare le cosiddette losanghe. Per la pastiera si utilizza il classico stampo leggero in alluminio dalla forma conica. Quindi imburrarlo e infarinarlo. E adagiare la sfoglia all'interno dello stampo in questo modo, eliminando l'eccesso di impasto. Esercitando una leggera pressione con le dita lungo i bordi, l'impasto aderirà perfettamente allo stampo. A questo punto versiamo tutto il ripieno. E adesso andiamo a ricavare le strisce che ricopriranno la nostra pastiera. Per la pastiera tradizionale le strisce dovranno essere 7 per rappresentare la pianta del centro storico di Napoli, ovvero 4 cardini e 3 decumani. Vanno posizionate in questo modo, quindi 4 nella parte inferiore e 3 nella parte superiore, formando dei rombi. Ed ecco la nostra pastiera, pronta per essere infornata. Per la cottura, forno statico preriscaldato a 180 gradi almeno un'ora per una pastiera di queste dimensioni. Con le dosi indicate otterrete una pastiera di almeno 24 cm di diametro. Una volta pronta, consiglio di lasciarla raffreddare all'interno dello stampo per almeno qualche ora.
Successivamente basta incidere con un coltello lungo il bordo dello stampo e capovolgere per sformare la pastiera. A Napoli per tradizione si prepara la pastiera il giovedì santo per gustarla poi la domenica a Pasqua. Anche se non manca mai un'occasione speciale per preparare questo fantastico dolce, profumatissimo. Spero che questo video vi sia stato utile e trovate la ricetta completa con tutti i consigli sul mio blog Benessere Gusto.